5 settembre 1972, massacro alle Olimpiadi di Monaco. 10 giorni dopo l'apertura della 20ª edizione dei giochi nella capitale bavarese, 8 terroristi palestinesi penetrano indisturbati nel villaggio olimpico. Senza essere intercettati da nessuno dei 17.000 tra poliziotti e vigilantes mobilitati vicino agli impianti sportivi, irrompono nella palazzina numero 31, in cui soggiorna la rappresentativa israeliana, e sequestrano tutti gli atleti. Il comando appartiene al gruppo terroristico palestinese Settembre Nero, protetto dagli estremisti di Al-Fatah. Il bilancio dell'assalto è drammatico. Restano uccisi 11 israeliani, 5 terroristi e un poliziotto tedesco. Il mondo resta sgomento. La reazione dello Stato di Israele non si fa attendere. Il Mossad condurrà una lunga operazione di rappresaglia contro coloro che ritiene responsabili del massacro. I familiari delle vittime hanno a lungo criticato il modo in cui le autorità tedesche gestirono l'attacco. Per questo, alcuni di essi continuano a rifiutare i risarcimenti proposti dal governo anche in occasione delle cerimonie di commemorazione per il 50° anno dalla strage.